Parma, ci troviamo in Emilia di nuovo e nella Food Valley. Ma perché la Food Valley? Qua troviamo il parmigiano, troviamo la torta fritta, troviamo i tortellini, troviamo aceto tutto balsamico, qua, tutto. È incredibile, è un posto incredibile, incontaminato ancora dai food vlogger italiani, almeno non ci sono stati video particolari, che è tutto nostro, tutto per noi, e ci sono veramente un sacco di chicchette da scoprire. E in questo subito video staremo su Parma, praticamente sul centro di Parma, però ovviamente usciti altri video su questo territorio. Se non l'avete visto, mi raccomando, recuperateveli. Ora non parliamo di questo, io sono concentratissimo su quello che bisogna andare a mangiare. Mi piace questo ragazzo. Perciò, ciancio le bande, bando le ciance, andiamo a mangiare. Ah, ragazzi, è successo un po' un casino. L'intro del video di questo food tour l'abbiamo fatta ieri, che era sabato. Infatti le clip che vedrete durante questo video sono state fatte ieri, dove non piove. Adesso sta piovendo, è domenica, ci sono alcuni posti che sono chiusi, tipo Pen Pen e poi Latteria 61. Ve lo dico perché sicuramente qualcuno nei commenti dirà: ma sono andato a Parma, non sono andato qui. Mi dispiace. Adesso perciò colazione. Pasticceria Bombè, ci troviamo sempre nel centro di Parma e... È ben fornita, davvero tanti prodotti. Tra l'altro abbiamo scoperto anche un dolce tipico di Parma e non vediamo l'ora di assaggiarlo. La Duchessa di Parma, te l'hai mai sentita? La Duchessa di Parma si chiama? Sì, la Duchessa di Parma, l'hai mai sentita? Ma ispirava tutto, cioè avrei preso veramente tutto. Però abbiamo optato alla fine solamente per un bel cornetto alla crema e poi un fagotto con frangipane e frutti di bosco. Più che altro io non ho mai sentito frangipane, non so cosa sia. Sì, è una base di pasticceria che all'interno prevede tanto zucchero e tante mandorle. Okay. Serve molto per rendere umide, per stratificare le torte. Questo qui, mi dicevi, questo dolce tipico è con? Questo dolce tipico è composto da una frolla di nocciole, da uno zabaione e poi da un cremoso di cioccolato. E sì, ci vanno molto leggeri a parte, devo dire, fra. L'impasto è molto leggero, croccante all'esterno, e invece la crema all'interno è molto delicata. Non è una di quelle creme pesanti dove proprio ti allappano la bocca. Questa qui ci sette un po' il limone, poi la vaniglia in chiusura. Qui secondo me va il signor brioche. Oddio, è la roba. Doveva essere così. Però diciamo che la parte di frangipane e confettura secondo me doveva essere un pochino di più, almeno il frangipane, perché non lo riesco tantissimo a notare. Questa qui è una pasta che ti dà un po'... ti fa incazzare la mattina, cioè che la prendi, dici, boh, è bella gonfia, e poi dopo ti mangi questo effettivamente. La sfoglia sopra è glassata, rimane un po' appiccicata ai denti. Per il dentro confettura di lamponi, come se fosse una marmellata. Il frangipane non lo sento tanto, cioè non gli aggiunge niente secondo me. Mi ha un po' deluso questa qui. Profumo notevole, ma non sento storto, tipo così è dritta, ecco. C'è la consistenza e il sapore di nocciola all'inizio, poi dopo cioccolato. E poi subentra leggermente lo zabaione, non tanto si sente, però è tanta roba. Già che mi ha lasciato la targhettina, tanto gli onore. È confortevole, è una torta classica che arriva forse dopo un po' una nota alcolica, però è una torta gustosa che mangi volentieri post pranzo. Però ne mangi una di queste e muori, fra. No? Torni a casa piegato. Allora, conto finale 16,50 €. Porca vacca, una colazione bella costosa. Sì. Lo scrigno 3,50 €. Ma anche la monoporzione della Duchessa di Parma costava 7 €. Forse è giustificata dai buoni ingredienti che usano, non lo so. Non me l'aspettavo. Adesso andiamo verso qualcosa di più cheap. Perciò l'opzione che ci potrebbe salvare questa mattinata è Ciacco, che in realtà è una gelateria. Però da poco mi dicevi che hai intrapreso questo percorso negli sfogliati. Sì, è circa un anno che ha aperto una nuova sede qui a Parma, quindi oltre il gelato, che poi secondo me stasera va provato, fa anche sfogliati e lievitati. Ispirano sì, di brutto. Sì. Andiamo a vedere un po' come si comportano. Abbiamo optato per questo dolce qui con il ripieno di tiramisù. Una ragazza che era qui al bancone mi ha detto che si è svegliata, si è fiondata qui in bicicletta, rischia di ammazzarsi sotto la pioggia per trovare questo qui. Quindi
ho le aspettative altissime. E poi questo sfogliato con crema pasticcera e fragole. L'abbiamo trovata, l'abbiamo trovata. Questo è quello che voglio da una colazione a Parma. Assaggia, assaggia, è buonissima. La sfoglia esterna è incredibile. Le fragole non hanno un grande sapore. Bella consistente, burrosa e croccante all'esterno. Dà proprio soddisfazione essere morsa. Veniamo a noi, questa hanno alzata loro le aspettative. Qua dentro troviamo, se non altro, che gli ingredienti principali di un tiramisù. Ah, ma è vuota, ha detto la farcita. Scam! Gaffer! Ah, male! È una bella botta perché la crema è molto ricca di caffè, è piacevole, molto soffice. Il complesso non è male, no no, è un buon prodotto. Però che co***o, ho detto era farcita. Scusami, ma quella, il tiramisù, non hai detto dentro era farcita? Sì, la crema è quella che c'è sopra. Ma io pensavo era farcita, ho detto dentro è farcita. Non è possibile, che tu mi fai credere in qualcosa e poi non c'è niente dentro. Sapore di caffè è bello potente, l'impasto che è più compatto. Ecco, non mi ammazzerei in bicicletta per venirla a mangiare. Normale, ecco. Siamo da Caffè Pane Pasticceria 10 e abbiamo preso la focaccia bianca che ci avete consigliata su Instagram. Però Ale è scettico. Boh, mi sembra una focaccia bianca, una focaccia bianca come tutte le altre, quindi boh, cioè forse sul gusto sarà diverso, non lo so. Anch'io, cioè, dico focaccia bianca, niente di che, però già lì entri, c'hanno 1, 2, 3, 4 focacce bianche, una sovrapposta all'altra, significa che va bene questo prodotto. Abbiamo preso la focaccia bassa e quella spessa, è bella soffice. È una focaccia in bianco, cioè una focaccia bianca, quella che da noi si chiama schiaccia, sciaccina, insomma, quelli che mangi dopo il bagno al mare, e niente di più. Insomma, non la consiglierei di andare a provare se qualcuno venisse a Parma, ecco. Magari se si fa, se così ci tiene e ci si mette il prosciutto di Parma dentro. Sei un genio, cazzo. Adesso proviamo questa qui bassa, che ci hanno detto essere più oliosa. Forse è meglio questa perché è un po' più saporita, però siamo sempre sulla stessa linea d'onda, ecco. Prosciuttino e si fa con le serie. Prosciutteria molto gettonata come gastronomia per pranzi domenicali, anche per prendere magari souvenir da portare a casa ai parenti. Siamo qui per prendere sia il prosciutto di Parma che, mi diceva Alessio, anche la spalla cotta di San Secondo Parmense, che non è altro che un prosciutto cotto, però molto tipico della zona, molto particolare. Ci ho dato in questa vaschetta un po' da gatti. Crudo di Parma, quanti mesi aveva? 36 mesi. 36 mesi, cioè. Guardate qua che roba. Bra, la fettina, fettina, così. Sì, dai. Colore bello saturo, acceso. Io devo togliergli il grasso. Oh no. Buon appetito, ragazzi. Buon appetito. Wow. Qua gioca la materia prima, qua è incredibile. È buonissimo. Cioè, normalmente il prosciutto crudo è un po' denso, rigido, non si stacca bene. Si volatilizza proprio, è buonissimo. È come se fosse un misto fra una tartare e un carpaccio quasi. Focaccina bassa con il prosciuttino sopra, così. Bello. Diamo onore a questa focaccia. Sì. È la merenda che vorrei. Incredibile. Cioè, sono rimasto scioccato dal prosciutto. Senti. Lei? Oh, poi il sapore di suino. Questo qui è un prosciutto che è tagliato al coltello, non a macchina, perché no. Deve essere spesso. Perché no, per tradizione deve essere tagliato in questa maniera. È un prosciutto cotto all'ennesima espressione. È vero. L'ennesima potenza. Cioè non si capisce quasi se si sta mangiando un salume o un taglio di carne. Esatto, è buonissimo però. Questo, mozzarella dentro il pane, morte sua. Però te esageri sempre, cavolo.
prossima tappa, così per smorzare un po', per alleggerirsi, si va a fare una specialità del posto, che infatti Parma, la zona di Parma, non è famosa solamente per il prosciutto di Parma, ma anche per il pesto di cavallo. E si assaggerà qui dalla macelleria 1881, che oltre a essere una macelleria fa anche panini, però noi vogliamo quella materia prima proprio. Baschettina 4 euro di pesto di cavallo, la macelleria 1881, che è anche la più antica d'Italia, ci hanno detto. Questa qui nasce come una macelleria, ma poi con il tempo hanno deciso anche di fare dei panini, è diventata una vera e propria spuntineria, no? Sì, fanno anche i burrito di cavallo, sì. I tacos di cavallo, che ispirano di burrito. Allora, pesto di cavallo che è, quindi? Non è altro che le parti più nobili del cavallo, quelle un pochino anche prive di grasso, che vengono rese o in carpaccio o in tartare, come questa qui ad esempio. Macinato, messo qui in vaschetta, un filo d'olio, due fette di limone. Che gli devi dire? Cioè, lo metti in bocca, una crema super fresca. Carne ovviamente cruda, cioè non è cotta, non è scottata, niente. Questa d'estate la mangi, ma che è la morte sua. Perciò se volete farvi una bella degustazione di carne di cavallo, macelleria 1881 è la scelta giusta. Adesso andiamo a testarla come si deve. Frank Focaccia ha un bel posticino dove fa panini, li fa proprio lui, fa il pane con questi stampi che mette in forno, li sforna di continuo, poi c'ha nel menù una miriade di prodotti, gusti, tutti più o meno il prezzo 4,50 euro, e è un bel affare. Scegliamo i cavalli di battaglia, sì, forse il cavallo proprio. Il cavallo. Poi sono caldi, un profumo incredibile. Ah, sarebbe proprio il profumo di focaccina. Abbiamo preso tre panini diversi, uno prosciutto crudo, robiola e carciofi, poi l'altro salsiccia, spinaci, robiola e poi quello del carico pesante. Artiglieria col pesto di cavallo, pomodorini secchi, rubiola, salsa piccante, la robivola, c'è tutto là dentro. Dai, iniziamo al prosciuttino, okay. Dai. Carciofino qua che vuole scappare. Buon appetito. Buon appetito. Mamma mia, panino sta buono. La focaccia calda, il grasso e l'unto della salsa e del prosciutto, e poi c'è l'acidità del carciofino che è sotto aceto, non lo so, sotto olio. Micidiale. Io volevo soffermarmi sulla croccante delle sopra della focaccia, che è incredibile. Facciamo una scala, madonna, ora è roba. Cioè, il pane comunque è veramente molto buono. Ma guarda che faccia che ha! È perfetto! Madonna, salsiccia strabuona. Tanta roba questo posto. Un signor street food parmigiano. Oh, ottimo. Qui si vuole in alta quota. Beh, vabbè, che ti devi dire? Cioè, il pomodorino secco che è potenziato la salsiccia piccante, poi ti invade la bocca questo qui. Probiola che insieme al pesto di cavallo rende il tutto super cremoso. Questo non è vero. Frank Focaccia. Capito questi qua? Economico, buono e sostanzioso. Buono, 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 buono. Però proseguiamo. Prossima tappa, già dall'esterno, già dal logo, che un po' di mood anni 90, anni 2000. Clinica del panino Walter. Fanno un sacco di panini, adesso scegliamo uno che ci ispira di più, il più ignorante, e andiamo a provarlo. Preso il panino con il pesto di cavallo, che è, diciamo, la loro specialità. Fa questi panini molto particolari, tipo a sandwich. C'è il pesto, poi uovo fritto e poi salsina ai funghi. Perciò, chef, a lei. Grazie. Questa stratificazione è molto molto bella. È curiosissimo. È buonissimo. Questo io me lo vedo quando esci da una festa in discoteca. È quello che ti serve per chiudere, sì, perfettamente una serata. Guardate che strato di pesto poi. È questo pane da super toast, spesso, grosso, che regge bene tutti gli ingredienti all'interno. Pagato 5 euro, ma comunque i prezzi dei panini si aggiungono tutti intorno ai 4 euro. Walter super approvato. Ma così me lo farei un altro. Trattoria nascosta, che non è neanche tanto nascosta perché siamo proprio nel centro di Parma. Eccoci qui, Trattoria Corrieri. Questo è proprio uno dei ristoranti madre di Parma. Cioè, ogni parmigiano viene qua e la prova almeno una volta nella vita. Un po' come la pasta in bianco, la lasagna. Sono quelle cose che prova almeno una volta in vita. Ecco, i parmigiani provano questa. Grazie mille. No, so delle... So dei...
gozzi di balena. Qui a Parma un gnocco fritto si chiama torta fritta. Voi emiliani siete complicati, fatevelo dire. Qua Fra, sei più del mestiere te che me, si fa così quindi. Ci infiocchettiamo, ci imbavagliamo. Qui abbiamo un bel tagliere di salumi misti con il prosciutto di Parma. Poi scompare completamente. Quanto è unto. È il quanto godurioso. Questo è un salame giovanissimo. Come si chiama? Strolghino. Questa da cosa deriva? È una figata. Deriva da strolgare, che in parmigiano vuol dire fare una furbata. Perché così era il primo salame che veniva fatto, il primo salame veniva mangiato quando veniva ucciso il maiale. Se poi era buono questo, allora potevi farci il prosciutto, ci potevi fare il culatello, ci potevi fare salami più stagionati. Ma che storia. Come primo piatto, tortellini si chiamano. Anolini. E poi quindi il menù... Tortellini. Però non, si chiamano anolini. Anolini. E bisogna citare Piacenza però qui. Bravo. Piacenza. Bravo, bravo. Anolini così con il ragù di strolghino, che è quel salame morbido che abbiamo mangiato prima. Esattamente come me l'aspettavo. Un pasto leggermente spesso, compatto, che abbraccia proprio in maniera stretta il ripieno. Sente il ragù e poi è elevato al quadrato perché anche il ripieno è di carne. Ragù che è bello cremoso perché quella tipologia di salsiccia è molto morbida, quindi si scioglie bene in bocca. Arrivata la vecchia di cavallo, che sarebbe questo piatto a base di cavallo, carne di cavallo cotta, patate, peperoni, rosmarino, un po' di passata di pomodoro. Lo vediamo un botto, dai, no, no, prendiamo un po' di patate. Oh. Buon appetito a tutti. Caldo. Mi senti proprio poi il sugo di una carne che è stata cotta, mischiata col pomodoro, hai visto quella roba succosa? Sì, sì. È lui. Carne perfetta, peperoni che sono belli soffici, un piatto che non conoscevo, la vecchia di cavallo, e tanta roba. Si sente, siamo pieni, eh. Conto finale 55 euro, onesto, prezzi insomma normali, non troppo bassi, non troppo alti. Abbiamo mangiato bene. Abbiamo sì, mangiato no, comunque bene. Il cibo molto buono. Ultima tappa del Parma Food Tour, come non può essere il dolce e come non può essere un bel gelatino. Qui abbiamo... Il mio dolce preferito. Mi ha confessato potevo. Durante questo viaggio che... cioè, gelato. È ossessionato ai gelati questo niente, uomo. Lo portiamo a mangiare un gelato, che bisogna fare? Dove? Da Ciacco. Ciacco. Questo qui è famoso perché è una delle migliori gelaterie in Italia. Nelle guide del Gambero Rosso a Tre Coni, quindi c'è l'istituzione. Livello della chiccheria Maria di Grosseto. Cioè io non ti porto a mangiare un gelato chimico, cioè ti sto portando in un gelato serio. Gelateria Ciacco, che adesso ha aperto un ex negozio di cappelli e per questo ci sono le cappelliere nei bordi, diciamo nei muri. Ci sono gusti cioè assurdi. Ricordo i tortello, fieno, cera d'api, che è quello che ho preso io insieme al goof italiano, che sarebbe con arachidi tostate livornesi, caramello. Invece te? Io ho preso il barriccato, poi davvero degustatore di gelati, il pistacchio di Bronte e poi il ricordo del tortello, quello l'ha detto prima. Vai, io vado subito con quello cera d'api. Bello. Ma miele meno dolce, bello fresco. Buono. Invece il ricordo di tortello? Questo po' bianco? In questo ricordo di tortello c'è la salvia fritta. È buonissimo. Forse dell'impasto dell'uovo. Allora, non direi che è un tortello, un ricordo di tortello, però porca vacca è tanta cioè roba. Devi ricordarlo molto, sì, il tortello. No? Gelateria super approvata. Perciò, ragazzi, qui da Ciacco, io vi dico che per questo video è tutto. Io spero che questo Parma Food Tour vi sia piaciuto. Posticini molto alla mano, street food, però è quello che vogliamo nel futuro. C'erano dei panini, ma anche la carne di cavallo. Cioè, roba che particolare che trovi sì. Solo qua. Mm-hmm. È molto bello, molto bello. Ciao ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. E noi come adesso ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci.